Ben ritrovati cari amici fan dal vostro Nicola De Lucia qui per l'ultimo video di questa domenica che insomma con l'Inter non ci siamo. Brutta partita. I nerazzurri bloccati dal Cagliari in casa a San Siro 1-1 e per giunta con il calciatore che vedete nella copertina del video, proprio lui, Lautaro Martinez, che segna il momentaneo 1-0, 29esimo del primo tempo, su assist di Ashley Young. E poi quello che fa più ingattivire i tifosi interisti e chi come me è simpatizzante delle squadre milanesi di calcio. Insomma, ha una condotta a dir poco sportiva, scusate il gioco di parole, al 94esimo quando viene ammonito e poi, insomma, il classico baffa costringe il direttore di gara ad utilizzare le maniere forti, cartellino rosso. Quindi l'Inter spreca 2 punti in casa, in quanto invece vincendo poteva avvicinarsi ancora di più alla Juve, pari del Cagliari proprio dall'ex Nainggolan su assist di João Pedro. E a questo punto, insomma, il terzo pareggio di fila per l'Inter che non sa più vincere. E dobbiamo dirlo, non sa più vincere. Adesso la situazione è questa: Juve prima 51, Inter seconda 48. Il discorso è che se la Juve vince va a più 4. Scusate, se la Juve pareggia va a più 4, se la Juve vince va a più 6, se dovesse perdere rimane così. Sta di fatto però per l'Inter che è un periodo assolutamente storto, negativo, ora sperando che in Coppa Italia possiamo riprenderci. La prossima partita dell'Inter è il 2 febbraio in casa dell'Udinese che oggi sarà impegnata a Parma e insomma, quindi il cammino si fa più tortuoso per i nerazzurri di mister Antonio Conte. Sono davvero dispiaciuto perché sì, il campionato è lungo, però poi insomma, vabbè, oggi c'è anche il derby, quindi che derby di Roma, insomma. Comunque, concludiamo il video dicendo che colui che ha sbloccato la partita per l'Inter, Lautaro Martinez, tra virgolette, l'ha anche funestata, no, però ha reso questo pareggio molto ma molto amaro e direi anche un Lukaku che non è assolutamente in forma. Chissà, forse la squadra sta risentendo un po' delle fatiche del girone di andata. Staremo a vedere. Viva lo sport! Nel caso specifico, Forza Inter. A domani con il video dedicato alla Royal Rumble. Però credo che arriverà prima il college. Poi vedrò gli highlights. E poi farò il video sulle opinioni sulla Royal Rumble. Tutto ovviamente domani, sia su YouTube che poi come stories su Facebook. Di nuovo, viva il calcio, forza Inter, ciao!